dalla sua esperienza politica, come vede questo ballottaggio? Ma il ballottaggio è sempre un'altra partita, non è il secondo tempo, per usare una metafora calcistica, non è il secondo tempo, no? È proprio la partita di ritorno dove c'è il confronto diretto tra due persone, quindi sono le personalità dei due sindaci a essere valutate, e i loro programmi naturalmente, quindi io dico che non abbiamo ancora vinto, però sono molto soddisfatto questa sera perché i sondaggi dei mesi scorsi davano il centro-sinistra comunque in seconda posizione. Siamo davanti, si parlava addirittura di un centrodestra che pensava di vincere al primo turno, quindi insomma mi pare che sia un po' cambiato il vento. Ecco, io credo che Stefano Lorusso abbia fatto una buona campagna elettorale andando in mezzo alla gente, c'è ancora da fare. Studio? Io sì, io volevo sapere quanto è cambiata Torino. Un pezzo della mia tesi era anche su quando lei era sindaco, sulla preparazione alle Olimpiadi, quindi mi fa piacere parlarne in questa mia veste. Però le chiedo quanto è cambiata Torino in questi anni e quanto è cambiata anche, lei è un attento osservatore della città e anche come dire, della partecipazione politica. Questa affluenza così bassa rispetto a quando lei faceva sindaco, lei stava facendo campagna elettorale, insomma, a che cosa è dovuta secondo lei? Voi eravate più in grado di infiammare gli animi? No, ma era un'altra Italia quella di 30 anni fa, e cioè qui non ci sono solo responsabilità locali, questa bassa affluenza, se adesso io non conosco i dati definitivi, ma mi pare di capire che in tutte le città, Bologna sotto il 50%, anche Milano, no, naturalmente Torino. Io credo, ecco, lei ha toccato un punto davvero importante, no? Credo che nel programma della prossima amministrazione, e naturalmente sarà mia cura dirlo a Stefano Lorusso, ci deve proprio essere qualcosa di strutturato per far ripartire una partecipazione dal basso, no? Della città. Cioè io credo che la preoccupazione di Lorusso, se come mi auguro diventerà sindaco, sia quella di essere anche e per certi versi soprattutto il sindaco di quei 50% che non lo ha votato, che non ha votato, no? Perché la democrazia si nutre di questo, si nutre di fiducia, poi si possono avere programmi diversi, progetti diversi, questo è non solo legittimo ma anche importante in democrazia, però è importante ristabilire questo rapporto e io mi auguro che questo diventi uno degli impegni anche del nostro nuovo sindaco. Lei aveva fatto il piano, aveva organizzato, aveva portato avanti il piano strategico della città, che è stato un modello di riferimento anche per molte altre città, no? Perché era questa idea un po' di coinvolgimento che si diceva. Secondo lei è giunto quindi il momento di coinvolgerlo con uno strumento magari simile? Guardi, quello è sicuramente un aspetto, no? Però quello coinvolge un po' le elite, i corpi intermedi, cioè tutte le realtà di una città che hanno poi possibilità di influire sul suo sviluppo. Sicuramente va rimesso in piedi quella rete di lavoro, ma io mi riferisco proprio alla quotidianità della città, no? Cioè ci sono problemi, non so, le faccio un esempio che mi viene più facile che non fare dei discorsi astratti di carattere generale, no? E immaginiamo che si faccia un piano per la mobilità sostenibile, no? Quindi riduzione della circolazione delle auto private, altri mezzi di mobilità tipo i monopattini, le biciclette, insomma tutte queste cose qua. No? Solo un piano sistemico può dare risultati a livello di città. Allora, questo comporta che ci siano alcuni che hanno dei benefici, altri che devono fare dei sacrifici. Ecco, io credo che sia possibile innescare un processo di approfondimento, di discussione, no? Che coinvolga molti cittadini, non solo con un like, no? Con un click da fare sul telefonino, ma cercando di andare a fondo dei problemi. Se vogliamo affrontare la transizione ecologica, ci troveremo a dover trattare problemi di grande complessità, che tutti devono in qualche modo capire.